Il Piemonte ha una nuova legge sugli sport invernali. Il provvedimento, votato all'unanimità dall'Assemblea, a eccezione del Movimento 5 Stelle, che l'avrebbe voluto più restrittivo, promuove la sicurezza e lo sviluppo montano. Per la prima volta si regolamenta l'attività di eliski. Il Consiglio ha poi discusso e votato diversi atti di indirizzo, sul massacro dei prigionieri politici iraniani nel 1988, contro la riduzione dei servizi postali nei piccoli comuni, per la promozione della via Francigena, per la vendita delle case ATC ai profughi italiani, sulla psicologia penitenziaria, per il riconoscimento di due sindromi rare, sulla banca etica e sulla conciliazione tra vita e lavoro. Si terrà in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno nei comuni di Rimasco e Rima San Giuseppe, in provincia di Vercelli, il referendum consultivo per la fusione dei due enti in un unico municipio, denominato Alto Semenza. Il Corecon Piemonte ha l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il presidente ha illustrato i risultati dell'attività di conciliazione per risolvere le controversie tra utenti e operatori di comunicazione. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del Consiglio, Mauro Laus, con i vice Daniele Ruffino e Nino Boeti, e quello della Regione, Sergio Chiamparino. È stata presentata a Palazzo Lascaris l'opera in due volumi, Viaggio in Piemonte di paese in paese, con una selezione delle tavole più belle disegnate nel corso dell'Ottocento da Clemente Rovere, stimato funzionario di Casa Savoia. Il Consiglio regionale ha partecipato nel giorno della memoria alla commemorazione dei caduti al cimitero monumentale di Torino. Tra le iniziative promosse dal Comitato Resistenza e Costituzione, l'omaggio a Italo Tibaldi, testimone e ricercatore della deportazione italiana. È stato prorogato al 15 febbraio il bando pubblico per le concessioni di patrocini onerosi del Consiglio regionale. È rivolto a enti pubblici, enti e associazioni private senza scopo di lucro, interessati a proporre progetti e iniziative in ambito culturale, artistico, sportivo, sociale e turistico.